Ciao a tutti, benvenuti. Questo video servirà a tutti voi per introdurvi nel mondo delle danze caraibiche, salsa, merengue e bachata. Questi balli degli ultimi anni sono diventati popolarissimi grazie alla loro carica, energia e allegria. Infatti il nostro intento sarà quello di far ballare tutti, ma proprio tutti, mostrandovi la semplicità dei primi passi. Così anche voi potrete capire che si tratta di balli passionali e coinvolgenti. Lezione di salsa, baila conmigo! Salsa, il ballo caraibico del momento, quello più coinvolgente, forse oggi quello un po' più tecnico, viste le sue evoluzioni degli ultimi tempi. Noi cercheremo di renderlo semplice e partiremo proprio col fare i suoi passi base, molto semplicemente, molto lentamente, per rendere tutto molto facile e divertente, com'è la personalità del ballo. Inizieremo col pendolo, faremo l'apertura e il laterale, che sono un po' l'anima di questo ballo. Eccolo il primo dei passi base, appunto, il pendolo. Ora inizieremo lentamente a vedere qual è la sua dinamica. Iniziamo col metterci con i piedi uno in fianco all'altro, il peso sul piede destro e il primo piede che marcherà il nostro tempo, quindi il pendolo, questo passo, sarà il piede sinistro. Andiamo avanti col piede sinistro, appoggiamo tutto il peso sul piede sinistro, il destro si alza da terra. Torno, chiudo e centro. Ora piede destro, il sinistro ha finito il suo lavoro, tocca il piede destro e andiamo indietro, tutto il peso, torno sul sinistro, chiudo. Stessa cosa, acceleriamo un po', andiamo avanti col sinistro, torno, chiudo al centro, destro indietro, torno, centro. Di nuovo, avanti, centro, chiudo, indietro, centro, chiudo, via. Avanti, centro, chiudo, indietro, centro, chiudo. Più veloce, avanti, centro, chiudo, dietro, centro, chiudo, avanti, centro, chiudo, dietro, centro, ultimo, avanti, centro, chiudo, dietro, centro, stop. Ok, ora cerchiamo di dare il suo vero nome a questo passo, o meglio, collegare i nostri movimenti a quello che è il conteggio musicale, quindi l'ottava della musica. Iniziamo a vedere, la posizione è la stessa, peso sul destro, il nostro piede sinistro che va in avanti a marcare il tempo si chiama 1, quindi il sinistro va avanti ed è 1, il 2 è il ritorno col peso sul destro, il 3 è la posizione centrale. Il 4 è una pausa che marchiamo soltanto con lo stare fermi sul posto. Il 5 musicale sarà il nostro piede destro che va indietro, 6 torno, 7 chiudo, 8 pausa e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, ultimo, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, stop. Ok, e ora passiamo all'apertura, il secondo dei passi base. Attenzione, stesso iter del passo precedente, peso sul destro, ok? Il piede sinistro questa volta si sposterà indietro e andrà dietro al piede destro, quindi sposto tutto il peso del piede sinistro indietro, alzo il piede destro, torno e richiamo il piede sinistro. Perfetto, ora tocca al piede destro, il sinistro ha finito di lavorare, destro indietro, appoggio, alzo il sinistro, torno, chiudo, acceleriamo, indietro col sinistro, torno, chiudo, indietro col destro, torno, chiudo, sinistro indietro, torno, chiudo, destro indietro, torno, più veloce, sinistro, torno, chiudo, destro, torno, chiudo, sinistro, torno, chiudo, destro, torno, chiudo, ultimo, sinistro, torno, chiudo, destro, torno, ok, e stop. E ora partiamo col conteggio, quindi con i numeri. Perfetto, peso sul destro, l'uno sarà sempre il nostro piede sinistro che andrà indietro a marcare il tempo. Andiamo indietro ed è 1, 2,
e 3 torno. Destro indietro, 1, 2 e 3 torno. Sinistro, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3. Ora iniziamo a dargli l'ottava musicale, quindi il piede sinistro, l'1, 2, 3, il destro, il 5, 6, 7. Pronti? Peso sul destro ed è 1, 2, 3, 4, pausa, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Più veloce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ultimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Ok, e ora vediamo l'ultimo dei passi base, il laterale. Ci siamo, stessa posizione di partenza, posizione base, piedi chiusi, peso sul destro. Iniziamo con la spiegazione dei movimenti. Partiamo sempre col piede sinistro, usciamo col piede sinistro e appoggiamo il peso sul piede sinistro. Sale il destro, torno col peso sul destro, richiamo il sinistro. Cambio peso, esco col piede destro. Esco, appoggio, torno e chiudo. A sinistra, esco, torno e chiudo. A destra, esco, torno e chiudo. Sinistra, esco, torno, destra, esco, torno, chiudo. Sinistra, esco, torno, chiudo. Destra, esco, torno, via. Esco, torno, chiudo. Destra, esco, torno, chiudo. Sinistra, esco, torno, destra, esco, torno, chiudo. Esco, torno, chiudo. Esco, torno, ultimo. Esco, torno, chiudo. Esco, torno, chiudo. E ok, e ora iniziamo col conteggio. Perfetto, peso sul destro, andiamo fuori col piede sinistro, 1, 2 torno, 3 chiudo, 4 pausa, esco a destra, 5, 6, 7, 8, sinistra e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più veloce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più veloce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ultimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Ok, perfetto, siamo pronti per mettere in pratica quello che abbiamo appena imparato con i passi, quelli contati. Adesso vediamo il pendolo in musica, come viene. Pronti? E 5, 6, 7, 8. Adesso partiamo con l'apertura a tempo di musica. Volume. E 5, 6, 7, 8. Thank you.
Siamo pronti per il laterale? Ci siamo? E allora fermi, partiamo col conteggio e si va col laterale. Musica e 5, 6, 7, 8. Io direi che ormai siamo pronti per provare a ballare in coppia. Si va, coppia! Mettiamo in pratica ora i passi base che abbiamo appena imparato e li mettiamo in pratica proprio nella loro attuazione, cioè in coppia. Le danze latinoamericane sono un ballo di coppia e sono un ballo particolarmente sensuale e coinvolgente, quindi la nostra posizione allacciata sarà particolarmente stretta. Dovete cercare il feeling giusto con la ballerina. Innanzitutto vediamo la nostra posizione delle mani e delle gambe per essere giusti, in dima, riuscire a ballare bene con la ballerina. Braccio sinistro del ballerino a mezza altezza, appena sotto la spalla. Mano destra della ballerina che si attacca al pollice della mano del ballerino e chiudiamo la presa. Mano destra del ballerino qui sulla scapola della ballerina. Ci siamo? E mano sinistra della ballerina qui sulla spalla del ballerino. Il gomito della ballerina è appoggiato al gomito del ballerino. Torniamo nella posizione di partenza dove si vedono meglio i piedi. Ricordiamo intanto che il ballerino ha come partenza, come uno musicale, quindi inizio del ballo, il piede sinistro. Quindi nel caso del pendolo il ballerino inizierà ad andare avanti col piede sinistro, mentre la ballerina dovrà ricordare che la sua partenza sarà sempre col piede destro, quindi nel caso del pendolo dovrà andare indietro col piede destro. Siamo pronti per partire, io direi di fare subito una prova a tempo di musica. Musica! Pronti? E 5, 6, 7, 8, 1. Ok, perfetto. E ora proviamo il passo laterale, sempre in coppia. Posizione di prima, ci siamo? A tempo. E 5, 6, 7, 8, 1, 5. Perfetto, ci siamo. Adesso una raccomandazione che voglio farvi è di allenarvi con le cose che avete imparato. È un esercizio piacevole perché questo è un ballo divertente, allegro. Quindi più ballate, più divertite, più diventate bravi e quindi buona salsa a tutti. A dopo con i giri. Perfetto, siamo pronti per imparare la prima figura di salsa, il base donna. Semplicissimo, ci mettiamo in coppia e prendiamo le mani della ballerina. Il passo che stiamo marcando è l'apertura. Attenzione, una rinfrescatina. Pronti? E 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, stop. Ok, perfetto. Ora rallentiamo, facciamo la moviola questo movimento per dare importanza ad ogni passaggio della figura. Allora, partiamo, sinistro indietro per lui, destro indietro per lei, cioè il nostro 1. Attenzione, ora lentamente, la mano sinistra del ballerino sarà quella che guiderà il movimento della ballerina all'interno della figura. Il movimento della ballerina sarà un giro in senso anti-orario.
Attenzione, il ballerino con la sua mano sinistra, oltre a chiamare questo giro in senso antiorario alla ballerina, dovrà cercare, nel chiudere la sua battuta, di tirare la ballerina e di farla venire al suo posto, e nel contempo lui dovrà andare al posto della ballerina. Guardate, da qui tiro la ballerina, chiudiamo il passo e le diamo la rotazione. Il ballerino a questo punto lascia la mano destra e apertura di destro per il ballerino, di sinistro per la ballerina. Ok? Proviamo lo stesso passo dall'altra parte. Ci siamo? Sinistro indietro per lui, destro indietro per lei. Cerchiamo la rotazione in senso antiorario della ballerina. Lasciamo la mano destra dopo aver chiuso i piedi e apriamo dall'altra parte. Destro per lui, sinistro per lei. Ora dobbiamo dare continuità al nostro movimento. Ricordate che le figure sono soltanto un contorno a quello che è il nostro ballo, la nostra base. Quindi ricordiamo che la nostra base continua, non si ferma mai. E quindi, sempre lentamente, apertura di sinistro per lui, di destro per lei. Facciamo girare la ballerina in senso antiorario, chiudendo la nostra apertura, e andiamo a marcare la successiva. Chiudiamo questa apertura e di nuovo sinistro lui, destro lei. Giro base donna, apertura di destro per lui, sinistro per lei, chiudo e di nuovo apro, base donna, chiudo, apro, chiudo e via. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, ultimo, 1, 2, 3, 5, 6, 7. E adesso proviamo il nostro base donna a tempo di musica. Siamo pronti? Prendiamo il tempo, ascoltiamo la musica. Pronti? E 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, ultimo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Giro, blocco. Perfetto, siamo pronti per affrontare la seconda figura di salsa. Allora, la dinamica è la stessa del base donna, quindi siamo in apertura e abbiamo marcato il primo tempo musicale, siamo sull'uno. Il giro della ballerina lo chiamiamo allo stesso modo, dobbiamo chiamare una rotazione alla ballerina in senso antiorario, sempre con la mano sinistra. Praticamente è identico al base donna e dopo troveremo delle novità. Da qui, nel tornare, inizio a far girare la ballerina, 2 e 3, lascio la mano destra e attenzione, apertura di destro per lui, di sinistro per lei e la mia mano destra va a bloccare il braccio sinistro della ballerina, proprio mentre andiamo a marcare il 5, cioè l'apertura di destro per lui, di sinistro per lei. Il ritorno, aiuto la ballerina a tornare nella sua posizione di partenza. Chiudiamo l'apertura, diamo la spinta, 6, 7 e di nuovo apertura, sinistro per lui, destro per lei. 1, da qui chiusura, identica, facciamo nuovamente questo passaggio. 2, 3, giro, blocco sul 5, destro indietro per lui, sinistro per lei. E la mano destra che torna a bloccare il braccio sinistro della ballerina. Di nuovo spingo la ballerina, 7, 6, 7 e attenzione, chiusura, riutilizziamo il base donna, 1, 2, 3 il giro, non blocchiamo più il braccio della ballerina, ma andiamo in apertura e recuperiamo la mano, 5, 6, 7. Ok, diamo un po' di velocità alla figura e iniziamo a farla girare, come si dice. Attenzione, dunque, carichiamo indietro l'1. Facciamo girare la ballerina, 2, 3, lasciamo la mano destra e apertura, destro lui, sinistro lei, 5, spingo, 6, 7, torno e di nuovo apro, 1, 2, 3, chiudo e apro, 5, blocco, 6, 7, uscita, 1, 2, 3, mano, 5, 6, 7. Un po' più veloce, pronti? Ci siamo? 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, blocco, 5, 6, torno e 1, 2, 3,
blocco 5, 6, torno e uscita 2, 3, 5, 6, 7. Ok, quella più veloce e poi partiamo con la musica. Pronti? 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, blocco 5, 6, 7 e 1, 2, 3, blocco 5, 6, 7, uscita 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pronti per la musica? Si parte, vai, posizione di partenza, musica. E 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, blocco, 5, 6, torno, 1, 2, 3, blocco, 5, 6, torno, uscita, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, perfetto, ora proviamo la figura dall'altra parte, ci siamo? Pronti? Prossimo, si parte, e 1, blocco, 1, blocco, uscita, tempo, perfetto, un'altra da questa parte, sempre a tempo di musica, pronti? Si va, via, 1, 2, 3, blocco, 1, 2, 3, blocco, uscita, perfetto, fatto. Terzo giro, giro a destra con collana, perfetto. Iniziamo questa spiegazione dicendo che il nostro passo base, su cui effettuiamo poi la figura, cambia. Questa volta sarà il pendolo, ripassino, come sull'apertura. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, stop. Perfetto. Attenzione, iniziamo col marcare la base, quindi andiamo avanti, abbiamo le mani della ballerina e andiamo avanti col sinistro per lui, indietro per col destro per lei. Attenzione, 1, 2, 3, andiamo indietro col destro, ballerini, avanti col sinistro le ballerine, 5 e prepariamo il giro, la mano destra del ballerino sale e attenzione, chiama una rotazione in senso orario alla ballerina, la spinta della rotazione deve arrivare dopo aver marcato il piede in terra, quindi questo 5 dietro il destro per lui, sinistro avanti per lei e successivamente faccio girare la ballerina, lascio la mano sinistra, giro completo, 6, 7 e di nuovo pendolo, 1, 2, 3, ripetiamo questa parte, poi abbiamo una parte successiva sempre della figura, attenzione, quindi di nuovo pendolo avanti, 1, 2, 3, 5, rotazione, giro, 6, 7, lascio la mano sinistra e di nuovo 1. Pronti? Un po' più veloce. Ci siamo? Via. E 1, 2, 3, 5, giro, 6, 7 e di nuovo 1, 2, 3. Attenzione, ora dobbiamo marcare il destro indietro per i ballerini, sinistro avanti per le ballerine. Andiamo indietro, 5, teniamo tutte e due le mani alla ballerina e le chiamiamo la stessa rotazione di prima, ma senza lasciarle le mani. In questo modo, quindi sempre in senso orario, 6, 7, giro completo, andiamo verso la ballerina, quindi manteniamo il pendolo, 1, 2, 3, alziamo le mani e collana, o meglio, portiamo le braccia, proprio mentre andiamo a marcare il 5, dietro al collo, quindi dietro al collo del ballerino, 5, 6, 7, posizione base di coppia e pendolo, 1, 2, 3. Ok, un'altra volta, ci siamo, uniamo le due cose e diamogli un po' di continuità. Prima parte, il primo giro a destra, pronti? Via, 1, 2, 3 e 5, giro, 6, 7, lascio la mano, di nuovo, 1, 2, 3, con le due mani, 5, 6, 7, 1, su le mani, 2, 3, collana, 5, 6, base, e 1, 2, 3, di nuovo, acceleriamo, pronti? 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 5, giro, 6, 7, e 1, 2, 3, 5, 6, 7, e 1, su le mani, collana, 5, 6, base, 1, 2, 3. Ok, un po' più veloce e poi con la musica. Pronti? 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3,
5, giro, 6, 7 e 1, 2, 3, 5, giro, 6, 7 e 1, 2, su, collana, 5, 6, 7, base, 1, 2, 3. Ok, andiamo con la musica. Pronti? E 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, di nuovo, senza conteggio, solo con la musica. Pronti? Prendiamo le mani della ballerina. Si parte, via. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Pronti? Di nuovo, mano. Si parte. Vai. E 1, 2, 3, giro. 1, 2, 3, giro. Collana. Ultimo. Mano. Via. Perfetto. Siamo arrivati alla fine di questa parte dedicata alla salsa. Ora io spero di avervi appassionato con questo ballo che ha nel suo nome raccoglie già la sua storia, una mescolanza di ritmi, di sapori. Ora sta a voi provare questi passi, provare a migliorarvi, provare ad appassionarvi. Ora vado a farmi quattro salti anch'io. Ciao! E adesso è il momento del merengue, baila conmigo! Il merengue è sicuramente il ballo più semplice e più divertente, difatti si contraddistingue per l'espressione corporea e per la voglia di allegria e di divertimento che vedrete tra poco. Allora andiamo a cominciare a ballare. Ok, allora adesso andiamo a vedere quello che è il movimento base. Il movimento base è semplicissimo, dunque siamo sul posto, in questa posizione dobbiamo lavorare flettendo le ginocchia verso l'interno, è un po' un movimento innaturale ma cercheremo di farlo, di spiegarlo nella maniera più semplice possibile. Allora stando dritti sul posto, non proprio sull'attenti insomma ma dritti sul posto, dobbiamo semplicemente cominciare partendo dal ginocchio destro e lo facciamo arretrare verso l'interno. Chiaramente per compensare questo movimento il ginocchio sinistro dovrà tendere verso l'avanti, di conseguenza ci sarà uno scambio continuo di pesi. Questo movimento ci farà muovere anche il bacino. Ok, l'errore più frequente, e quindi io cercherò già di correggervi anche se si tratta di un video, ma cercheremo di essere il più chiari possibile, è quello di oscillare con il bacino. Ecco, questo non esiste nel ballo merengue. Più carichiamo il movimento sulle gambe e più il movimento di bacino verrà naturale. Ok? Allora, proviamolo proprio molto semplicemente. Come tutte le danze, anche il merengue
si potrebbe contare ad ottave, diciamo, quindi contando nella maniera più semplice l'ottava musicale, ma in questo caso noi non lo faremo per semplificare tutto, penseremo di fare una sorta di marcetta. Meglio ancora sarebbe dire, immaginiamo di dover pestare l'uva, ok? E quindi il piede piatto a terra sfiora il suolo, non si alza completamente dal suolo e continua questa battuta a terra. Conteremo semplicemente due tempi, quindi uno con l'appoggio di sinistro, due con l'appoggio di destro. Andiamo a cominciare, allora facciamo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Più carichiamo il movimento sulle gambe e più ci verrà questo movimento di bacino naturale. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, e questo è il nostro proprio movimento basilare. A questo punto non ci rimane che passare a vedere come possiamo fare gli spostamenti. E gli spostamenti come possiamo farli? Molto semplicemente, nel momento in cui andiamo a scaricare una gamba e a caricare l'altra, dobbiamo approfittare di questo cambio di peso per incominciare a spostare il nostro piede d'appoggio. Quindi nel momento in cui avremo la gamba destra, ad esempio, carica, potremo cominciare a spostarci tutti quanti verso sinistra, e facendo un gesto semplicissimo, cioè spostando il piede d'appoggio, recuperiamo nuovamente la base e spostiamo nuovamente il piede d'appoggio. Questo ci consente di continuare a spostarci verso sinistra. Proviamolo tutti insieme. Allora siamo qui sul posto e facciamo 1, 2, 1, 2, 1, 2, al mio via, proviamo tutti quanti ad andare verso sinistra, pronti? Via, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, stop, di nuovo continuiamo a tenere il tempo restando sempre sul posto e da questa posizione non facciamo altro che invertire la nostra soluzione, cioè nel momento in cui abbiamo la gamba sinistra carica, approfittiamo con la gamba destra e andiamo in apertura, pronti? E facciamo sempre 1, 2, via. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, stop. Come avete visto, il nostro movimento sinistra e destra è semplicissimo, è quasi equivalente di stare fermi, però abbiamo semplicemente spostato il peso in un senso e nell'altro. Ora la stessa identica cosa dobbiamo farla andando avanti e indietro. Quindi noi siamo fermi sul posto, continuiamo con la nostra apertura e facciamo 1, 2, 1, 2. Proviamo un'avanzata. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Una volta che arriviamo sul posto, ritorniamo nuovamente indietro, sempre con la stessa tecnica. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, stop. In questo modo abbiamo visto sia quello che è il movimento basilare del merengue e sia quelli che sono gli spostamenti avanti, indietro, sinistra e destra, che ci consentiranno poi di affrontare quello che è il ballo di coppia. Ok, adesso i movimenti che abbiamo visto con la nostra marcetta senza musica e contatti sul posto possiamo semplicemente abbinarli alla musica. Andiamo con la musica. Ok, e da qui 1, 2, 1, 2, andiamo a fare uno spostamento verso sinistra. Pronti? Via e apro, apro, apro. Ok, di nuovo sul posto e andiamo questa volta invece verso destra. Si va così, via, apro, 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 e di nuovo in centro, ok? Da questa posizione, che cosa facciamo? Cominciamo con il nostro arretramento, e via che andiamo dietro, via. Ok, stop, e di nuovo, sempre continuando con la nostra marcetta, tutti avanti, via. Benissimo, questi sono i nostri passi, e servono praticamente, sono l'essenziale, la base per il ballo di coppia. Ok, adesso andiamo a cominciare con il ballo di coppia. Non dobbiamo far altro che impostare la posizione di ballo sociale. La posizione di ballo sociale è questa: devo prendere la mano della ballerina, con la mia mano sinistra tengo la mano destra della ballerina, la mia mano destra va sulla schiena della ballerina e la mano sinistra, come potete vedere da questa parte della ballerina, va sulla spalla destra del ballerino. Da questa posizione, per cominciare il ballo di coppia, non dobbiamo far altro che incominciare con la nostra marcetta. Essendo questo un movimento speculare, dobbiamo dare un comando, un input alla nostra ballerina, in modo da non scontrarci con le gambe o da non fare una cosa fuori tempo in maniera diversa. E come facciamo per dare questo input? Non facciamo altro che il primo passo lo carichiamo molto, dobbiamo fare semplicemente questo, cioè un marcare pesantemente il primo passo. Da qui in poi riporteremo la posizione di ballo normale, però la cosa importante è, sull'attacco della musica, dare il primo input un pochino più forte, ecco. L'importante è non continuare poi durante il ballo a oscillare con le braccia in questa maniera, perché questo è sbagliato.
quindi solamente col primo attacco e poi si riparte di nuovo. E proviamo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e stop. Da questa posizione non dobbiamo fare altro che continuare con il nostro ballo. Per continuare con il nostro ballo e ripetere le cose che prima avevamo fatto viste singolarmente, ora le facciamo in coppia. Per dare il comando alla nostra ballerina abbiamo appunto la posizione di ballo, cioè la mia mano sinistra e la mia mano destra serviranno per guidare la nostra ballerina, spingendo la nostra ballerina in modo tale da invitarla a fare una sorta di retromarcia e noi la seguiremo. Dopodiché toccherà a noi fare una sorta di retromarcia e la nostra ballerina ci seguirà. Allora in questo caso non dovremo più spingere la ballerina, ma dovremo tirarla verso di noi. Allora proviamo queste due cose molto semplici. Andiamo a farle un'altra volta in coppia e andiamo a farle tutte insieme. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E proviamo ad andare tutti quanti avanti, via. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sul posto e proviamo ora ad andare indietro, via. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E di nuovo sul posto. Come avete visto, questa cosa è molto semplice. Adesso non dobbiamo fare altro che ripetere la stessa cosa che abbiamo fatto per andare avanti e indietro, dobbiamo fare per andare verso sinistra e verso destra. Esattamente come prima, dobbiamo invitare la ballerina sia con la mano che guida, cioè con la nostra mano sinistra, e con la mano che spinge, con la nostra mano destra, a spostarsi in laterale sinistro ovviamente per noi e destro per la nostra ballerina. E viceversa dovremo fare con la nostra spostamento verso destra e per la ballerina sarà ovviamente uno spostamento verso sinistra. I passi però sono identici a quelli che facevamo prima presi singolarmente. Riproviamo. E 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da questo momento in poi io chiamerò ovviamente il comando al maschile e quindi chiedo a tutti i maschietti di andare ovviamente verso sinistra, via. E 1, 2, 1, 2, 1, 2 e sul posto e cambiamo direzione, andiamo verso destra, pronti e via. E 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, di nuovo sul posto. Ok, adesso dobbiamo semplicemente mescolare questi passi, quindi proveremo ad andare avanti, indietro, sinistra e destra tutto insieme. Riproviamo. E 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E andiamo tutti quanti avanti. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sul posto e dietro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sul posto, sinistra. 1, 2, 1, 2, 1. Sul posto, destra. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E stop. Proviamo questi passi molto semplici con un po' di musica. Andiamo pure con la musica. 1, 2, 1, 2. Ok, proviamo tutti quanti ad andare avanti. E dietro. Adesso verso sinistra. Sul posto, verso destra. E sul posto. Di nuovo, avanti. Dietro e stop, sinistra, sul posto, destra e sul posto. Ok, abbiamo visto adesso quelli che sono praticamente gli spostamenti base, quelli che prima avevamo interpretato da soli, ora li abbiamo interpretati in coppia. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo incominciare a fare quello che si chiama il cambio di posizione. C'è prima una fase che si chiama elastico e poi cambio di posizione. Com'è l'elastico? Allora partiamo con il ballo di coppia, stiamo ballando con la nostra ballerina, dobbiamo liberare la ballerina e diamo esattamente il comando che abbiamo dato prima per invitare la ballerina a fare questa sorta di retromarcia, però noi ballerini questa volta dobbiamo stare fermi sul posto. Allora invitiamo la ballerina come se dovessimo seguirla, ma in realtà è una finta, noi stiamo qui sul posto, in questa maniera stendiamo le mani. Da questa posizione ci troviamo con le mani distese, ma non completamente distese in questa maniera, sempre leggermente piegate. In questo modo abbiamo la possibilità di controllare la nostra ballerina. Da questa posizione immaginiamo che fra me e la mia ballerina ci sia un centro ideale. In questo centro ideale dobbiamo tornare entrambe, visto che entrambe ci siamo spostate. Ritorniamo ora verso il centro e riapriamo verso l'esterno. Verso il centro e verso l'esterno. Ok, questa è appunto la figura denominata elastico. Visto l'elastico dobbiamo fare il cambio di posizione. Allora il cambio di posizione consiste molto semplicemente in questo: io prenderò il posto della mia ballerina e la ballerina prenderà il mio. In questa maniera. Cambio di posizione.
e continuiamo con il nostro elastico. Ancora una volta, cambio di posizione. Ok, come avete potuto osservare, il cambio di posizione avviene sempre verso il centro della figura. Lo rimostriamo una volta in modo da essere estremamente chiari. Via! Ancora una volta, cambio posizione. E ritorniamo in posizione di ballo sociale. Ok, e questo, con questo passo abbiamo chiuso, diciamo così, la prima parte dedicata a quello che è l'aspetto più semplice del merengue. Adesso passiamo a fare un po' di giri per complicare, diciamo, un pochino le cose. Cominciamo a vedere quelli che sono i veri e propri scambi nel ballo merengue. Ok, quelli che avete visto sono giro base donna e giro base uomo. E adesso andiamo con la spiegazione. Allora, molto semplicemente, siamo qui sul posto e stiamo ballando ancora una volta con la nostra ballerina. Avete visto che ci siamo staccati dalla nostra ballerina e abbiamo ripreso con il nostro elastico che avevamo già visto precedentemente. Questa volta verso il centro non dobbiamo più fare un cambio di posizione come prima, ma dobbiamo molto semplicemente alzare la mano sinistra e portarla verso l'interno destra. Che lavora in realtà è soltanto la nostra mano sinistra, perché la mano destra serve soltanto a livello coreografico, perché in realtà non sta facendo assolutamente niente, però teniamo qui la mano giusto appunto per accompagnare la ballerina. Da questa posizione resta la regola di prima, cioè io dovrò prendere la posizione della mia ballerina e la ballerina dovrà prendere la mia. Do il comando, quindi faccio ruotare la ballerina verso l'interno e io devo scartare la mia ballerina passandole dietro la schiena. Vado a occupare la sua posizione e ripongo le mani verso le mani della ballerina, in questa maniera. Lo ripeto da questa parte in modo che si veda più chiaramente, alzo la mano sinistra, la porto interno coppia e faccio cominciare la mia ballerina la rotazione. Io passo dietro la mia ballerina che si va a collocare al mio posto e conseguentemente io mi sono collocato al suo. Proviamo adesso con un pochino di musica. Riprendiamo sempre dalla posizione di ballo sociale, marchiamo il tempo, 1, 2, 1, 2, andiamo a prendere distanza dalla nostra ballerina, stiamo lavorando sull'elastico, quindi al mio comando non facciamo altro che alzare la mano sinistra e cominciare il nostro giro. Pronti? Via! Mano sinistra verso l'alto, faccio ruotare la ballerina e passo dalla parte opposta. Lo ripetiamo, pronti? Via! Mano sinistra verso l'alto e mano destra che accompagna la nostra ballerina. E questo era il giro base donna. Adesso vediamo il giro base uomo. Il giro base uomo è un pochino più complicato. E allora come si fa? Questa volta a guidare la nostra mano destra, quindi dovrò alzare la mia mano destra, portare verso l'interno della coppia, fra il mio avambraccio e quello della mia ballerina si crea uno spazio. In questo spazio dovrò, come idealmente chiaro, andare a infilare la testa. Non è che devo proprio, diciamo, infilare in questa maniera, ma è un passaggio, quindi invito la mia ballerina a passarmi dietro la schiena in questo modo e, come vedete, la mia testa passa all'interno delle nostre braccia. La mano sinistra ha lasciato andare la mano destra e riprende la mano della ballerina da questa parte. Lo ripeto perché questo è un pochino più complicato, vale sempre la regola che io devo prendere la posizione della mia ballerina e la ballerina dovrà prendere la mia. È chiaro che si sta parlando di posizioni ideali, poi nel momento del ballo non saremo proprio così fiscali, ma è per avere un input iniziale. Allora dicevamo, mano destra verso l'alto, tiro la ballerina verso le mie spalle, questa volta la rotazione è del ballerino, la mano sinistra lascia la presa e la ritrovo da questa parte. Mi rivado a riporre di fronte alla mia ballerina. Allora proviamo di nuovo partendo dalla posizione di ballo sociale con la musica. Parto e faccio 1, 2, 1. Prendo spazio e partiamo ora con il giro base uomo. Alzo la mano destra e via! Ancora una volta, alzo la mano destra e via! Ok, adesso abbiamo visto sia il giro base donna che il giro base uomo. Proviamo ora a mettere un po' tutte le cose che abbiamo visto insieme rapidamente per avere la possibilità proprio di giocare un po' con la musica. Ripartiamo dalla posizione di ballo sociale. Siamo in questa posizione e cominciamo con il nostro ballo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Andiamo tutti quanti verso sinistra, via! Cambio direzione, andiamo verso destra, via. Siamo sul posto e andiamo tutti quanti avanti.
cambio direzione e andiamo tutti quanti dietro, sul posto, e andiamo a fare l'elastico. Cominciamo con le cose più semplici, cioè con il cambio di posizione, via. Passiamo ora al giro base, donna, via. Alzo la mano sinistra e faccio passare la mia ballerina. Passiamo ora al giro base, uomo, alzo la mano destra e via. A questo punto rifacciamo il giro base, donna, via. Giro base uomo. E ancora una volta, donna, via. Uomo, via. E torniamo in posizione di ballo sociale. Ok, così abbiamo concluso la prima parte, quella dei passi semplici. Adesso passiamo a fare dei passi un pochino più complicati. Giro vortice. E adesso andiamo con la spiegazione del giro vortice. Il giro vortice parte dalla base del giro base uomo. Allora, siamo distanti dalla nostra ballerina, dobbiamo cominciare praticamente guidando la nostra ballerina come facevamo prima esattamente per il giro base uomo, alzando la mano destra e portando la ballerina alle nostre spalle. Tra il mio avambraccio e quello della mia ballerina si crea uno spazio, in questo spazio idealmente io ci infilo la testa e devo però questa volta, a differenza del giro base uomo, trattenere la mano della mia ballerina, cioè con la mia mano sinistra tratterrò la mano destra della mia ballerina. Vado a collocarmi a fianco alla mia ballerina e questa volta io dovrò cominciare una sorta di retromarcia in modo da creare il centro della figura di ballo che diventa la mia ballerina e io dovrò ruotare attorno alla mia ballerina. I passi del ballerino saranno quelli di una marcetta appunto indietro, mentre per la mia ballerina sarà in avanti. Cominciamo con questa marcetta, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e nel momento in cui abbiamo completato il nostro giro non dobbiamo fare altro che chinarci, cioè l'uomo si deve chinare, la donna resta dritta e sfilare dietro, continuando questa retromarcia. A questo punto che cosa succede? Che la ballerina dovrà girare, riprendiamo la posizione di partenza e allarghiamo le mani verso l'esterno. In questo modo abbiamo concluso il nostro giro. Ovviamente l'ho spiegato un po' rapidamente, cercherò di rispiegarvelo in maniera più semplice. Allora, alzo la mano destra, porto la ballerina dietro la mia schiena, trattengo con la mia mano sinistra la mano destra della ballerina e vado a collocarmi a fianco alla ballerina. Nel momento in cui mi sono collocato a fianco alla ballerina ho abbassato, come avete visto, la mano. Faccio un giro completo. Al termine del mio giro completo non devo fare altro che chinarmi e sfilare dal ballo a fianco alla mia ballerina, in questo modo. Da questa posizione devo far ruotare completamente la mia ballerina passando le mani sopra la testa. Una cosa molto importante è quella di tenere le mani sopra la testa e non prima una mano e poi l'altra, entrambe le mani sopra la testa. Da qui vado ad allargare le mani e torno nuovamente di fronte alla mia ballerina e riprendiamo con il nostro elastico. Ancora una volta, ma dall'altra parte, in modo che si veda estremamente chiara la nostra figura. Allora alziamo la mano destra, portiamo la ballerina dietro la nostra schiena trattenendo la mano sinistra. Andiamo a collocarci a fianco alla nostra ballerina e incominciamo questa retromarcia. A questo punto non facciamo altro che sfilarci dal retro, sì, e far girare la ballerina in questo modo. Ok, ora proviamo con la musica. Ripartiamo da capo e proviamo con la musica. 1, 2, passiamo ora all'elastico e partiamo con il vortice, via! E giù, rotazione della ballerina, ci ritroviamo di fronte alla ballerina, cambiamo direzione, ripetiamo da questa parte, elastico, giro vortice, via, e sfilo, ok, e il giro vortice è completo. Passiamo ora al giro incrociato.
Il giro incrociato parte sempre dalla posizione di ballo sociale. Da questa posizione riprendiamo con il nostro elastico e ci allontaniamo dalla nostra ballerina. Questa volta cambia la presa delle mani, quindi io mi troverò con le mani in questa posizione e la ballerina non dovrà far altro che appoggiare il palmo della propria mano all'interno, diciamo così, delle mani del ballerino. In questa maniera ci troviamo di fronte alla nostra ballerina avendo cambiato la presa. Questa ci serve per permetterci di cambiare direzione ad entrambe nello stesso momento. La mia mano sinistra va verso la mia spalla sinistra e vado a spostarmi verso la mia sinistra. Contemporaneamente la mia ballerina si va a spostare verso la mia destra e quindi l'altezza del mio braccio sarà più o meno quello dell'altezza della spalla della ballerina. A questo punto cominciamo facendo una mezza rotazione, cioè non dobbiamo fare un giro completo ma mezzo giro. Andiamo a cambiare di posizione con la nostra ballerina effettuando il nostro mezzo giro. Da questo mezzo giro non dobbiamo far altro che riportare la ballerina di fronte a noi e conseguentemente cambiare, cioè questa volta andiamo di nuovo di fronte alla nostra ballerina e poi nuovamente in fianco alla nostra ballerina. La mia mano destra questa volta sarà all'altezza della mia spalla destra e la mano sinistra sarà all'altezza della spalla della ballerina. Nuovamente mezzo giro, riportiamo di fronte la nostra ballerina e nuovamente di fianco la nostra ballerina. Ancora una volta mezzo giro. Ok, una volta che abbiamo concluso i nostri tre giri, per così dire, non dobbiamo fare altro che uscire da questa figura. Per uscire da questa figura dobbiamo portare con una presa delle mani molto fluida le mani rispettivamente dietro la mia testa e dietro la testa della ballerina, in questo modo. Una volta che abbiamo portato le mani in questa posizione dobbiamo fare dei passi laterali che ci permetteranno di sfilare le mani in questa maniera, come se dovessero scivolare sulle braccia della ballerina. Facciamo effettuare alla ballerina un giro base donna. E al termine del giro base donna ricambiamo la presa delle mani per riportare poi il tutto nella posizione di ballo sociale. Allora lo rispieghiamo, siamo di fronte alla nostra ballerina nella posizione di ballo sociale. Ci allontaniamo dalla nostra ballerina sempre con la posizione dell'elastico. A questo punto cambiamo la presa delle mani e ci prepariamo per fare il nostro giro incrociato. La mano sinistra va all'altezza della spalla sinistra e conseguentemente stendo il braccio destro e vado all'altezza della spalla della mia ballerina. Da qui vado a eseguire un giro. Di nuovo di fronte alla ballerina e cambio direzione. A questo punto vado a eseguire un altro giro. Di nuovo di fronte e nuovamente in fianco alla nostra ballerina. Concludiamo il nostro giro, mani che vanno rispettivamente dietro le nostre teste, in questo modo. Facciamo scivolare le mani, facciamo girare la nostra ballerina e cambiamo la presa per ritornare in posizione di ballo sociale. Ok, ripetiamo la stessa cosa ma nella direzione opposta, in modo che si veda esattamente lo scambio delle braccia. Siamo di fronte alla nostra ballerina, un pochino più rapidi questa volta, elastico, cambio della presa delle mani, mi preparo e vado a fare il mio mezzo giro, prima in una direzione, poi un cambio, vado nell'altra direzione e giro, cambio, vado nell'altra direzione e giro. A questo punto porto le braccia dietro le nostre teste, scivolo lateralmente e faccio girare la nostra ballerina di nuovo in posizione di ballo sociale. Ok, ora non ci rimane che provare con la musica la stessa cosa. È chiaro che con la musica, dovendo seguire le battute musicali, sarà un pochino più rapida la nostra esecuzione. Proviamo con la musica. 1, 2, 1, 2. E andiamo sull'elastico. E ci prepariamo per il nostro giro incrociato. Via! Prima da questa parte. Cambio, giro da questa parte, cambio, terzo e ultimo giro, le mani passano dietro le teste, scivolo laterale, faccio girare la mia ballerina e ritorniamo in posizione di ballo sociale. Ok, la stessa cosa la ripetiamo dall'altra parte, pronti, elastico, via. Cambio la presa, primo verso sinistra, via, cambio direzione, e giro, cambio direzione, terzo e ultimo giro, le mani vanno dietro le teste,
scivolo laterale, faccio girare la mia ballerina. E siamo tornati nella posizione di ballo sociale. Giro gancio. Andiamo adesso a vedere questo giro gancio, che è un pochino più complicato rispetto agli altri, quindi ci vuole un attimo più di attenzione. Siamo di fronte alla nostra ballerina, stiamo incominciando il nostro ballo, prendiamo spazio e dobbiamo allontanarci dalla nostra ballerina, esattamente come facevamo per l'elastico. Questa volta però dobbiamo fare un cambio di mano, cioè la nostra mano destra va a dare la mano destra alla nostra ballerina. Da questa posizione non dobbiamo fare altro che invitare la nostra ballerina, come facevamo prima per il cambio di posizione, a girarci attorno. Ancora una volta io andrò a cercare di prendere la posizione della ballerina e la ballerina verrà a prendere la mia. Invito la ballerina a passarmi dietro la schiena e mi vado a collocare alla sua posizione. A questo punto non devo fare altro che fare una bracciata a dorso e passare fra me e la mia ballerina. Chiedo la mano alla mia ballerina, non devo fare altro che invitare ancora una volta la ballerina a ritornarmi davanti. Contemporaneamente a questa posizione devo associare il passaggio della mano sopra la testa, in questa maniera, ripeto, ho la mano in questa posizione, devo passarla sopra la mia testa. Da questa posizione continuo a caricare con il mio avambraccio una rotazione alla mia ballerina, cerco di sciogliere questo nodo che sono andato a creare con la mia ballerina e faccio ruotare la ballerina una volta, due volte. La seconda volta vado a fare una posizione che si chiama collana, infilo le braccia proprio come se fossero una collana attorno al collo del ballerino e ritorno in posizione di ballo sociale. Lo ripeto da capo, siamo di fronte alla nostra ballerina, dobbiamo fare l'elastico in questa maniera, cambio la presa della mano e do la mia mano destra alla mano destra della ballerina, vado a collocare la ballerina al mio fianco sinistro e io ho preso la sua posizione, una bracciata a dorso. Vado a posizionare la mano qui, da questa posizione non faccio altro che chiedere la mano alla mia ballerina, blocco la mano della mia ballerina, col mio avambraccio invito la ballerina a fare una rotazione, passo la mano sopra la mia testa e faccio girare la ballerina una volta, due volte. Da questa posizione infilo le braccia a collana e ritorno in posizione di ballo sociale. Ok, stessa cosa, un pochino più rapida. E la proviamo anche dalla parte opposta. Allora dicevamo, mano destra con la mano destra della ballerina. Invito la ballerina a cambiare la posizione. A questo punto faccio una bracciata a dorso e passo in mezzo alla coppia. Chiedo la mano alla mia ballerina e con il mio avambraccio sinistro spingo la ballerina a completare una rotazione. Passo la mia mano destra sopra la testa e faccio fare alla ballerina prima un giro e poi un altro giro, tenendo sempre le mani alte sopra la testa. A questo punto non devo fare altro che infilare la collana e ritornare in posizione di ballo sociale. Perfetto, non ci rimane che provare adesso con la musica. Proviamo con un po' di musica. 1, 2, 1, 2. Andiamo a fare l'elastico e cambiamo la presa. Andiamo a prendere la mano destra della nostra ballerina e diamo il via al giro gancio. Via! Passo la mano, di nuovo invito la ballerina a girare, di nuovo passo la mano e faccio girare la mia ballerina una volta, due volte, collana, ok, e siamo usciti dal giro. Ancora una volta, ripartiamo sempre dalla posizione di ballo sociale, questa volta però ci giriamo dall'altra parte in modo che si veda correttamente la figura. Riproviamo, 1, 2, 1, 2, elastico, cambio di presa, passo la mano a fianco a me, a questo punto una bracciata a dorso e in mezzo alla coppia, invito la ballerina a girare e passo la mano sopra la mia testa, prima un giro e poi un altro giro, collana. Ok, ultima volta, ritorniamo alla posizione base da capo e la facciamo più rapidamente senza chiamarla. Pronti? Via! Giro gancio.
come avete visto, il merengue è un ballo semplice e divertente. Le figure che abbiamo fatto sono sufficienti a divertirsi in coppia. E allora, baila conmigo! La baciata è il ballo più sensuale, è quello di moda del momento, si è diffuso rapidamente in tutto il mondo proprio per la sua semplicità. E allora adesso noi andiamo a ballarlo tutti insieme. Baila conmigo! La baciata. Iniziamo subito con l'imparare il suo passo base, semplicissimo. Ora cercheremo di fare questo passo base togliendo quello che è il sapore del ballo. So che è brutto dire così, però poi capirete, è solo per dare più facilità all'apprendimento. Praticamente ora toglieremo la gestualità della baciata, che è proprio la cosa tipica, la cosa che contraddistingue questo ballo particolarmente sensuale. Allora, attenzione. Iniziamo col peso sul piede destro e apriamo col piede sinistro. Il piede destro raggiunge il sinistro, di nuovo un'altra apertura lateralmente col piede sinistro e di nuovo il piede destro raggiunge. Attenzione, non appoggiamo tutto il peso sul piede destro, ma chiudiamo soltanto il piede destro verso il piede sinistro e lo facciamo ripartire aprendo di nuovo verso destra. Apro, chiudo il sinistro, di nuovo apro e stessa cosa, chiudo il sinistro ma senza appoggiare il peso sul piede sinistro. Attenzione, acceleriamo un po' e diamo una sorta di ritmica parlata a quello che stiamo facendo con i piedi, così ci aiuta nel movimento. Siamo pronti? Via, si parte e apro, chiudo ma non appoggio, riparto e apro, chiudo, via e apro, chiudo, apro, via. 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 Apro, chiudo, apro e stop. Perfetto. Ora, come abbiamo fatto con le altre danze, cerchiamo di dare un conteggio numerico al nostro movimento. Dunque, partiamo sempre col nostro apro e chiudo di prima, però gli diamo un nome che sarà poi inserito all'interno dell'ottava della musica. Perfetto, partiamo col piede sinistro che è il nostro 1 e andiamo in apertura. 1, 2 chiudo, 3 riapro, 4 è il movimento, lo step che ci permette di non appoggiare il peso e di ripartire per la battuta successiva. Via, e 5, 6, 7, step, riparto e 1, 2, 3, step, 5, 6, 7, step, 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 1, 2, 3, step,
5, 6, 7 e stop. Ok, perfetto. Ora lo stesso passo base cerchiamo di farlo rimanendo sul posto. Quindi abbiamo capito che è un continuo cambio di peso tra un piede e l'altro, con nel momento della pausa del nostro step il mancato appoggio del peso, quindi una volta sul piede destro, l'altra sul piede sinistro. Attenzione, ora cercheremo di sviluppare tutto questo movimento sul posto. Quindi partiamo sempre col piede sinistro e iniziamo, via. E 1, 2, 3, step, 5, 6, 7, step. 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 1, 2, 3, step, 5, 6, 7, stop. Ok, adesso iniziamo dando gestualità, ridiamo vita a questo passo, la bachata vive di gestualità. Infatti, se avete già visto il capitolo dedicato al merengue, diventa molto più semplice affrontare la bachata. La gestualità che dobbiamo inserire è proprio quel movimento di bacino che è tipico del merengue. Attenzione, partiamo la prima, diamo un'occhiata, lavoriamo noi ragazzi e voi da casa, iniziate a guardare la gestualità e poi vedrete sarà molto semplice, sarà un accentuare il movimento di bacino che abbiamo finora fatto nel merengue. Ci siamo? E 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, step, 5, 6, 7, step, 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 1, 2, 3, step, 5, 6, 7, stop. E ora impariamo il tipico movimento dell'anca della baciata. Attenzione, abbiamo il peso sul destro e il passo base rimane identico. Quindi 1, 2, 3, ed è qui che arriva il movimento del fianco. Il movimento è sempre interno rispetto al passo, in questo caso col fianco destro. E mentre andiamo a chiudere con lo step sul 4 col piede destro, dobbiamo stendere la gamba destra e in questo modo alzare il fianco, così. In velocità questo movimento darà proprio il tipico movimento del fianco che tutti conosciamo della bachata, o che meglio, prima avevamo solo visto e ora sappiamo anche fare. Perfetto, ripartiamo e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Ok, perfetto. Con questo abbiamo visto quello che è la panoramica dei passi base della bachata e ora direi di iniziare a dare un'occhiata al passo base abbinato alla musica per riuscire ad abbinare il nostro movimento alla musica e dare ancora più gestualità al nostro movimento. Un consiglio, inizialmente ballando bachata è bene scaldarsi un po' il fianco con qualche rotazione. Avete visto? C'è molto movimento di bacino e solitamente chi non è abituato a ballare non avrà grossi problemi, però magari qualche dolorino lo crea. E allora un consiglio, inizialmente scaldiamo un po' il bacino, ok? Andiamo con la musica. Musica! 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ora vediamo il passo base sul posto. Musica! 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e.
Ok, abbiamo appena visto insieme a Luca i passi base della baciata e adesso proviamo a farli in coppia. Partiamo dalla posizione di ballo sociale anche per la baciata, come negli altri balli, mano sinistra che guida la mano destra della ballerina e la mano destra che andrà in centro alla schiena della ballerina e la mano sinistra della ballerina che si va a posare sulla spalla destra del ballerino. A questo punto dobbiamo partire in maniera speculare, quindi che cosa succede? Che il ballerino muoverà la sua gamba sinistra verso appunto la sinistra e la ballerina invece muoverà la sua gamba destra. Entrambe dobbiamo andare nella stessa direzione. Vale sempre la regola degli 8 tempi, di conseguenza cercheremo di andare a battere i 4 tempi prima in una direzione e i restanti 4 nell'altra direzione. Proviamo adesso tutti quanti insieme. E 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Allora, quella che abbiamo appena visto sono i passi base e un base laterale in coppia. Adesso proviamo a fare anche il passo base restando fermi, quindi esattamente quello che facevamo prima presi singolarmente, ora lo ripetiamo in coppia. E proviamo sul posto, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Perfetto, riproviamo esattamente gli stessi passi che abbiamo appena visto senza la musica, abbinati alla musica. Andiamo con la musica. Partiamo con il base laterale, quindi con la camminata verso sinistra e verso destra. 5, 6, 7, 8, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Benissimo, abbiamo appena fatto il passo base laterale in coppia, proviamo ora a rifarlo restando sul posto. E proviamo sempre con la musica, 5, 6, andiamo con la musica, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ok, come avete potuto vedere sono cose molto semplici, quindi non ci rimane che passare a quelli che sono i giri un pochino più complicati. E proviamo adesso con i giri. Prima figura di baciata, giro a destra e giro a sinistra. Ok, prima di metterci in coppia, partiamo e impariamo il movimento singolarmente. Attenzione, il giro a sinistra, semplicissimo. Si parte con la gamba a sinistra e attenzione, puntiamo l'1, ruotiamo col piede destro 2, finiamo la rotazione 3, lo step 4. Ok? Perfetto, torniamo in base, camminando. Perfetto, ci siamo. Rifacciamo. Parte la sinistra e indirizziamo la pianta del piede per iniziare a creare la rotazione. Quindi 1, appoggio, 2, il mezzo giro, 3, completo il giro, 4, il nostro step. Perfetto, torniamo col tempo di baciata, quindi 5, 6, 7, 8 e ripartiamo col giro a sinistra, via, e 1, 2, 3, 4, base, 5, 6, 7, via, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Ok, ora cercheremo di dare due basi e alternare ogni tanto qualche giro, in modo da non farci girare la testa. Attenzione, quando provate queste cose non esagerate, cercate sempre di dosare una buona parte di tempo ballato, che è la cosa fondamentale di questo ballo, e di esercizio nel giro.
Quindi ci siamo, iniziamo con la base e al mio via facciamo il nostro giro a sinistra. 5, 6, 7, base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronti, giro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronti, giro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronti, giro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Perfetto. Ora vediamo il giro a destra. Siamo col piede destro, quindi sul 5, dobbiamo marcare il piede destro. La dinamica è la stessa, la rotazione però questa volta sarà in senso orario, alla vostra destra. Partiamo marcando il piede destro, indirizzando la pianta del piede, ok? Per impostare la rotazione, quindi appoggio il destro. 5, mezzo giro, 6, finisco il giro, 7, step dell'8 e base, e 1, 2, 3, torno e di nuovo ripartiamo. Abbiamo il peso sulla gamba sinistra, la destra è sollevata, andiamo a marcare il giro. Pronti? 5, 6, 7, 8 e 5, 6, 7, 8, base e 1, 2, 3, via e 5, 6, 7, base, 1, 2, 3, via e 5, 6, 7, ultimo, 1, 2, 3, via e 5, 6, 7, stop. Perfetto, ora come prima cercheremo di marcare un po' di basi ed alternare ogni tanto con qualche giro a destra. Perfetto, iniziamo con una base, quindi partiamo col nostro piede sinistro in 1. Pronti? 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, base, 5, 6, 7, base, 1, 2, giro e 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, base, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, base, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, via, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pronti? Giro, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, base, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, via, 5, 6, 7, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, via l'ultimo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Perfetto, e ora proviamo questi passi col giro con la musica. Ci siamo? Solo tempo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Partiamo col giro a sinistra, pronti? Giro, via, 1, 2, 3, base, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto, e ora passiamo al giro a destra. Ci siamo? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pronti? Giro e 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronti? Giro, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronti? Giro! 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronti? Giro, 5, 6, 7, stop. E ora il giro a destra e il giro a sinistra lo mettiamo in coppia e vediamo l'applicazione con la ballerina. Perfetto, prendiamo per mano la ballerina e iniziamo a marcare la prima base che non ha nessun movimento oltre a quello della base da marcare. Quindi 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, stop. Perfetto, attenzione, ora
Il ballerino alza il suo braccio sinistro, lascia la mano destra e chiama il giro a sinistra alla ballerina. Quindi sul 5, 6, 7, 8 la ballerina farà la sua rotazione verso sinistra. Pronti? Via! E 5, 6, 7, riprendo la mano. Ripartiamo con un'altra base. 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, stop! Questa volta il ballerino lascia la mano sinistra e farà il giro a destra. Quindi al mio via partiamo con il giro a destra del ballerino. Pronti? Via! E 5, 6, 7, 8. Perfetto! Ora cerchiamo di unire queste cose, di dare continuità alla nostra figura. Chiamerò la figura intera, quindi la base, 1, 2, 3, 4, il giro a sinistra per la ballerina, di nuovo la base e il giro a destra del ballerino. Tutto molto lentamente. Ok, pronti? 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, giro, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7, 8. Ok, perfetto. Facciamolo un'altra volta. Pronti? 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7, base, 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7, 8. Perfetto. Un'altra volta un po' più veloce. Ci siamo? 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, stop. Perfetto. Ora proviamo la figura con la musica. E 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7, base, 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7, 8, base. Pronti? Si va, via, 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7, base, 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7, 8, base. Pronti? Giro! Via! E 5, 6, 7, base, 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop! Perfetto! Giro incrociato, semplicissimo e molto simile al giro precedente. Proviamo adesso a tenere tutte e due le mani della ballerina a marcare la prima base. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, stop! Perfetto, nel giro precedente lasciavamo la mano alla ballerina, invece proviamo ad alzare le braccia, ok? E a fare girare verso sinistra la ballerina, quindi identico a prima, solo che teniamo le mani alla ballerina. Pronti? Via! E 5, 6, 7, 8. Perfetto, altra base con le mani basse ad altezza petto. Pronti? Via! E 1, 2, 3, 4. Proprio sul 4 alziamo le braccia e il ballerino farà il suo giro a destra. In questo modo ci liberiamo dall'intreccio delle mani. Pronti? Via! E 5, 6, 7, 8. Avete visto? Semplicissimo, simile al giro precedente. Cerchiamo di farlo lento ma continuo. Pronti? Quindi subito col giro. 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, giro. 5, 6, 7, base. 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7, stop. Perfetto, proverai subito con la musica. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, via col giro, 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, via, 5, 6, 7, base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, via, 1, 2, 3, giro, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, via, 5, 6, 7, base, 1, 2, 3 e 5, 6, 7, via, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. Perfetto! E con questa figura abbiamo finito la parte dedicata alla baciata e ci vediamo per il grande finale. Ok, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Speriamo di avervi comunicato la passione e l'allegria che sono tipici di questi balli.
non vi rimane che vedere e rivedere più volte questo DVD e, perché no, appassionarvi anche voi alla musica latinoamericana. E allora, balla conmigo!